Benvenuti in questo nuovo video in cui aprirò, almeno, e monterò insieme a voi questo. Allora, sta abbastanza difficile perché è enorme, infatti sposterò varie quadrature. Allora, iniziamo ad aprire la scatola. Io, vabbè, dato che ho notato che c'è tantissimo scotch, uso il mio coltello, se no finiamo un altro anno. Questo qui è della Grandi Giochi, dai 3 anni in su ci sono tantissime favole. Ad esempio, il mio zio mi ha preso questa di Cappuccetto Rosso. Io più che altro l'utilizzo per giocare con mia sorella, che è molto piccola, infatti ha 1 anno, e ovviamente, e quindi ci gioco insieme a lei quando viene. Quindi l'ho aperta. Ups, con il coltello perché non riesco a far male a qualcuno. Allora, iniziamo a tirar fuori. Allora, la prima cosa che... Aiuta! Ok, ce l'ho fatta. E che, come vi ho detto, è enorme. Ok, la prima cosa che viene fuori, se riesco a tirarla fuori, ok? È questa. Cioè, il lupo cattivo, Cappuccetto Rosso, la nonna e il tacciatore. Come ho già detto negli altri video, io farò una storia un po' diversa perché io adoro i lupi. Dopo li andiamo a capire, per ora... Riprendiamo la scatola. La cosa che c'è dopo è questa, che dovrebbe essere, anzi, è il teatro in sé. Per montarlo, vi sposto un attimino, se no rischio di davvero di farvi male. Più al cavalletto, vabbè. Andiamo ad aprirla anche questa. Aiuta. Se riesco ad aprirla, andiamo ad aprire anche questa. Ok. E dentro ci sono tutti i pali. Sul dietro c'era scritto tutte le cose che c'erano dentro, ma c'è tutto qui. Mi piace, guardate che carini nastrini, che serviranno anche questi. Adesso mi vedrete perché devo... Ok, diciamo, prendere questi. Allora, per farlo sarà complicato, quindi adesso vi abbasso il cavalletto. Ok, ho abbassato il cavalletto, adesso dovrei montarlo, quindi viva la scatola. Qua dietro c'è i pezzi che ci sono, con la lunghezza, cosa sono, la copertura inferiore, le due tende e anche come metterlo. Quindi non ci sono istruzioni, non ne ho vista nessuna, però ci proviamo. Allora, per ora io direi di spostare le tende e la copertura, perché non ci servono. Quindi questi proviamo, perché in questo devo mettere il mio fratello un po' più bravo di me. I più lunghi sono questi. Ok, sì, no, dai, ci sto provando, eh. Ok, guardando le misure, io so che non so cosa minimamente fare. Allora, questi sono lunghi come questi. Ok, questi qua equivalgono a... Aiuto. Questi equivalgono a 1, 2 e 3. E questo l'abbiamo capito. Cioè, l'ho capito. L'abbiamo capito. Questi lunghi equivalgono a 1 e 2. Questo un po' più corto, non so dove vadi in realtà. Dove vadi? Dove vada? Il mio italiano lo lasciamo stare. Allora, questi due devono essere 1 e 2. E poi ci sono i più piccoli, che sono questi e buchi. Quindi io ci provo perché, come ho detto, faccio non sono bravissima, ecco. Allora, iniziamo da questo. Devo prendere questi da 3, credo. Allora, vediamo. No, questi da 4. Ok, io sto cercando di montarlo con voi, quindi sappiate che se non lo so fare è perché proprio non lo so fare, cioè non è che sto mentendo. Ok, così. Ok. Poi uno piccolo che va infilato così.
spero? Non lo so, in realtà, io sto tirando a caso, sappiatelo. E poi è uno lungo che va infilato così. Yeah! Alziamo un po' così vedete la mia opera d'arte. Yeah. Non so se la vedete, ma è un'opera d'arte proprio. In realtà fa schifo, ma facciamo finta. Poi un altro da tre. Io sto cercando proprio di far vedere tutti i passaggi che sto facendo. Anche se non so quanto sono brava. Ok. Qua ci va un altro coso piccolo. Però mi sa che... Ups. Ecco, va così. Ho sbagliato cosa. Datemi un premio Nobel sul serio. Ok, va così. E così. Ok, così. E poi quello lungo, così. Ok, ce l'ho fatta. Mettiamolo così. E in questo modo, dopo ve lo faccio vedere se lo metto più là. Ok. Ta-da! Adesso dobbiamo fare questa parte qua. Quindi userò due di questi e uno dei più corti. Ok, è diventato così. Adesso alzerò il cavalletto perché sennò non riuscireste a vedere le seconde parti. Quindi alziamo il cavalletto. Ok, abbiamo alzato il cavalletto. Adesso andiamo a fare questa parte, cioè aggiungiamo semplicemente questi due bastoncini. Ok, è diventato così. Sto alzando la telecamera perché proprio sta diventando altissimo. Me lo aspettavo fosse alto un metro, invece sta diventando proprio alto. Adesso dobbiamo aggiungere semplicemente questi tre pezzi qua. Per cui userò questi e questo. Questo ve lo faccio vedere perché sennò non riesco a far vedere niente. Ok, uno, due, allora, adesso alzando ancora di più il cavalletto, in realtà dobbiamo aggiungere i dettagli, quindi questi qua, se riesco a farvi vedere, ok, che sono semplicemente per bloccarli, quindi andiamo. Ok, ho messo i dettagli che sono quelli in punta, ho fatto una fatica enorme soprattutto per il basso. Adesso dobbiamo andare a mettere la copertura e le tende. Questo lo faccio totalmente insieme a voi, così vedete mentre muoio e ci saranno i testimoni. Allora, in realtà credo che mi ucciderò da sola perché dovrò smontarne un pezzo per infilarli, perché vanno infilati qua dentro così. Allora, prima smontiamo questo pezzo. Ok, e andiamo a infilare la tenda. Se riesco a infilarla e se non riesco. Sto facendo. Riblocchiamo questo. E voilà. E va fatta la stessa cosa sotto. Quindi prendendo qua, apriamo. Prendiamo la tendina. Prendiamole qua, se no non si riesce. E si va a infilarlo. Qua la chiudiamo totalmente e la richiudiamo. Ok, poi si stende bene e voilà, se sta su qua. Ta-da! Abbassiamo così vedete bene, totalmente coperto. Ora tocca alle tende, che sono queste arcobaleno. Queste sono uguali, però con fatte qua sopra, quindi così, e va messi in modo allo stesso identico modo. Questa sotto è di stoffa morbida e
il pile, ecco il pile, fatto qua. Questo è di plastica, invece queste tendine. Ok. E anche qua le stendiamo. Voilà. Anche questo è a posto. Adesso, se vogliamo legare per fare lo spettacolo, basta fare così e con questo nastrino legarle. Sì, avete capito, no? Non fare come me e riuscite a legarle. Perché io non l'ho mai fatto, sia chiaro. Ok, io sono riuscita a legarle. Adesso vado ad aprire le bambole. Ok, un saluto. Ok, questo è il lupo cattivo, che sta il lupo buono. E lascio salutare a lui. Al prossimo video. Noi ci saremo. Forse sì, forse no. Io vi mangerò.